Questo foglio bianco, nel 1969, Marina Abramovic scrive la seconda performance. La performance doveva essere fatta per una galleria molto famosa per chi abita in quei posti, si chiama Domo Mladine, si trova a Belgrado. La performance che venne rifiutata, vedremo poi il perché, consisteva in questo. L'artista, giovanissima, si doveva presentare nuda davanti al pubblico e avrebbe dovuto indossare l'abito che secondo sua madre ne avrebbe codificato l'identità. L'abito consisteva in un cappello marrone pesante, in una camicetta a pois rossi, in una gonna a pieghe blu, sotto la camicetta, scusate, vi era un reggiseno di due taglie più grande, rosa, sotto la gonna un paio di mutandoni di flanella di tre taglie più grandi, un bel paio di calze coprenti strette color carne e delle scarpe ortopediche. La performance, terminata la vestizione, avrebbe avuto due possibili esiti. L'artista infatti avrebbe caricato una pistola con un solo proiettile e si sarebbe puntata la pistola alla tempia, schiacciando appunto poi premendo il grilletto. Ovviamente la performance venne rifiutata. Circa 30 anni dopo, nel 1997, penso che è un'immagine che conoscete tutti, Marina Abramovic si presenta alla Biennale di Venezia. Indossa l'abito del guarnello, indossa l'abito della serva, in mano regge una spazzola e si siede su un mucchio, adesso non ricordo quante fossero, di ossa di bue. Ci mette diverso tempo per imparare e per resistere a quest'atto di scarnificazione disperata di ossa di bue. L'aspetto interessante però è che mentre la performance viene compiuta durante i giorni stabiliti all'apertura della Biennale e anche per il tempo successivo in cui le ossa bene o male ripulite campeggiano al centro dello spazio, dietro all'artista stavano tre video. Il primo, alla sua destra, mostrava il padre. Alla sua sinistra vi era la madre, alla sua sinistra vi era la madre e al di sopra del cumulo di osso con Marina che le scarnificava, vi era lei stessa. La madre e il padre, mentre lei raccontava qualcosa nel video al centro, si guardavano con gesti di riconoscimento, di affetto, una specie di dialogo silenzioso e molto delicato, appunto, fra genitori. Al centro, Marina Abramovic indossa nella prima parte del racconto un camice medico e un paio di scarpe, secondo appunto la moda, diciamo, soviet del periodo al quale lei si riferiva, appunto, poi dal quale lei derivava come vicenda, e delle calze coprenti color carne. A un certo punto della performance il camice veniva con molta violenza, diciamo, aperto e al di sotto l'artista aveva una sottoveste nera e agitava un drappo rosso danzando una musica appunto balcanica. La cosa interessante è che il racconto, come forse molti di voi sanno, che lei raccontava nel video al di sopra, era come dalle sue parti risolvevano il problema dei ratti, dei topi. I topi sono molto intelligenti, non hanno nessuna forma di violenza, diciamo di cannibalismo. Per risolvere il problema, no, dei topi in eccesso, dei topi all'interno appunto del suo paese, racconta che quando lei era piccola usavano metterli in gabbie, ingabbiarli, lasciare che questi topi roditori facessero crescere le zanne affamatissime e poi aprissero le gabbie facendoli scatenare l'uno contro l'altro. Era un'immagine metaforica estremamente violenta della guerra appunto fratricida che era accaduta dalle sue parti in Bosnia e Erzegovina, nell'ex Jugoslavia. L'aspetto interessante è che tutto questo avviene con tre abiti che sono codici ormai relativi: l'abito della serva quando lei scarnifica le ossa, l'abito del medico, della scienza, no? In cui scientificamente racconta in realtà una violenza barbarica, e infine quell'aspetto affascinante e conturbante appunto della nudità, della violenza quindi di un corpo proteso ed offerto nel momento in cui viene raccontato in realtà un eccidio. Marina Abramovic è la prima di tre artiste donne
che diciamo di tre artiste donne che provengono da tre angoli del mondo e che in due momenti diversi della loro vita, quello della gioventù e quello diciamo della maturità, tornano a parlare di abito da lavoro e in realtà affidano alla corporeità il compito di relativizzare questo concetto. La seconda è Louise Bourgeois. Questa è un'immagine di Louise Bourgeois che cammina per le strade di New York. Esiste una foto di lei molto affascinante di questo periodo di Mapplethorpe che forse meglio conoscete, in cui indossa questi corpi, questi abiti che sono fatti da parti corporee, ovviamente che rimandano ai seni e al ventre, no? Il luogo del desiderio dell'uomo esasperato e trasformato in una specie di guscio che in realtà non è più di offerta, quasi piuttosto di protezione dell'artista, si protegge dietro un desiderio esasperato, ma anche questo desiderio è continuamente rimesso in crisi dal fatto che Louise ha i capelli raccolti, indossa scarpe maschili e pantaloni neri. Nel 1975 accoglie pienamente la causa del femminismo. 30 anni dopo, nel 2007, circa sempre 30 anni dopo, Louise Bourgeois lavorando sul tema della cella casa, del ragno maman, della cella mamma, presenta questa installazione. Si intitola Peau de lapin, chiffon, ferraille à vendre, cioè pelle di coniglio, chiffon e ferri vecchi in vendita. È una specie di quel grido che al mercato si sente fare quando si mettono in vendita, appunto, si propone in vendita cose appese. L'aspetto interessante è che appese sono appunto quelle sacche ormai svuotate con le quali lei circondava il suo corpo e due o tre pezzi di coniglio, pelli di coniglio, appunto malamente scoiato. Perché il coniglio? Perché in realtà il coniglio, e da cui poi anche l'uso di questi mantelli, di questi gusci, con i coniglietti che lei e sua sorella crescevano durante l'infanzia, la famiglia, che era una famiglia anche di che lavorava con gli arazzi, quindi c'era anche tutto questo tema della sartoria, spesso realizzava, con i conigli che finivano in padella, realizzava delle mantelline chiedendo poi alle bambine di indossarle. È un'altra decodificazione. La terza viene invece dallo Estremo Oriente, è un'altra immagine che penso conosciate tutti, è Yayoi Kusama, una delle più grandi antesignane quasi della performance, del concetto della body art, che si offre negli anni 60, spesso nuda, con delle meravigliose décolleté, capelli lunghi e lisci, in un atteggiamento appunto di offerta, coperta di pois rossi su dei tappeti fallici che lei stessa si cuciva e si creava, addirittura una specie di vera e propria casa di falli. L'esasperazione del desiderio, non c'è più l'abito ma è proprio il corpo stesso che diventa vestito del desiderio. Questa esasperazione viene portata avanti durante gli anni 70, questa appunto nella serie di installazioni viventi che la Kusama fa, diventando sempre di più una specie di bambolina con queste tute rosse che appunto la rendono sempre più bambola e sempre meno donna, e il pois che la sua pelle portava inscritta, il suo abito da lavoro, il suo luogo di riconoscimento, vengono invece ceduti a questi falli che diventano anch'essi dei giocattoli, con il gioco poi degli specchi che ovviamente amplifica, no? Esaspera ma anche svuota di senso quella che era l'operazione. Che cosa fa 30 anni dopo circa Yayoi Kusama? Si mette a fare primavera estate per Louis Vuitton. Tutta quella che era stata la forza contestativa, cioè voglio dire, si presentava lei stessa nuda con questi pois rossi che diventano poi come una specie di varicella su questi falli di gomma piume di pezza, tornano ad essere invece degli strumenti assolutamente alla moda, su queste donne che riprendono anche il taglio, i capelli, proprio il look della bourgeois della Kusama, e che quindi appunto per assurdo l'artista passa alla moda facendo perdere quindi di senso quella che era stata la forza invece critica, e si presenta lei stessa in una specie di ambientazione molto più fantasy rispetto che critica, dove questi falli diventano, no, degli innocui e piacevoli elementi d'arredo.
Che cosa è successo? È successo appunto che l'artista ha ceduto il proprio ruolo, in questo caso per quanto riguarda la Kusama, è una constatazione più che una critica, no? Una riflessione su dove ci ha portato questo discorso, ed è diventata appunto, e l'abito è diventato una specie di feticcio vuoto. Esatto, mentre la cosa, come lo sapete, dall'altra parte invece abbiamo uno stilista, Martin Margiela, che invece attraverso l'abito cerca di dare invece una significazione al corpo, dove invece l'arte è stata. Bene, grazie.